Bentornate e bentornati. Siamo nella seconda parte del Te lo do io il PC. E in questa parte di questo episodio parleremo di quello che rimane per costruire una build per CAD. Quindi parleremo di RAM, di monitor, di tastiere, di mouse, di SSD e tutto quello che anche di PC, di case. Dove installeremo tutto il nostro hardware. E per chi poi è un appassionato come me, magari ci mette le proprie mani e quindi con vite, vitine, cacciaviti si monterà il proprio PC. Quindi passiamo proprio quindi alla descrizione di tutte queste parti e niente, divertitevi come spero vi siete divertiti nella prima parte, magari è stato interessante e troverete anche interessante questa parte. E poi ci ritroviamo alla fine dell'episodio. Una delle parti hardware che non influenzerà molto le tue prestazioni è la scheda madre, ma dovresti assicurarti che supporti tutte le funzionalità di cui hai bisogno e corrisponda all'hardware che intendi collegare. Ovviamente dovresti abbinare il socket della scheda madre alla CPU che hai scelto in precedenza. Ottieni una scheda madre LGA 1200, chipset Z490 per una CPU Intel Core i9 10900K o della stessa generazione e una scheda madre AM4, chipset X570 per una CPU AMD Ryzen 5900X. Altre caratteristiche che dovresti cercare sono il numero di slot PCIe a cui puoi collegare le schede grafiche, il numero di connettori USB, la quantità di slot RAM e il numero di dispositivi di archiviazione come gli slot M2 che hai a disposizione per uso. Per AMD Ryzen 9 5900X, che attualmente consiglio vivamente per le app di CAD, avrai bisogno di una scheda madre AM4 come la MSI Tomahawk X570. Dato che i carichi di lavoro CAD sono molto simili al lavoro in applicazioni 3D come Cinema 4D o Maya, parliamo di RAM. Spesso nelle workstation si trovano memorie RAM di tipo ECC. Queste integrano un sistema per la correzione di eventuali errori nella fase di lettura e scrittura, il che rende il sistema più stabile e affidabile, anche in caso di micro sbalzi di tensione. Si tratta di un fattore molto importante. Se il sistema si blocca per un errore di memoria a metà di un lungo rendering, sarà necessario ricominciare da capo, con le conseguenze che si possono immaginare. Le memorie ECC sono presenti generalmente solo su server e sulle migliori workstation, ma non si trovano mai sui comuni PC consumer o office. La quantità di RAM necessaria dipende molto da quanto sono complessi i tuoi progetti e assiemi e da quanti progetti hai aperto contemporaneamente. Inoltre, se intendi ad avere più applicazioni affamate di RAM, oltre al tuo software CAD aperto contemporaneamente, dovresti assicurarti di avere RAM sufficiente. Ad esempio, eseguire Windows 10 e avere Chrome, il programma di posta elettronica, e alcuni altri software DCC come Photoshop o Illustrator e un'app di elaborazione testi aperti contemporaneamente, oltre al software CAD, ti consumerà sicuramente la RAM molto di più rispetto a quando hai solo l'app CAD aperta. E la facilità d'uso che stiamo cercando e chiudere altre applicazioni solo per poter utilizzare il nostro software CAD non è molto efficiente. Per un lavoro CAD più leggero, 8 GB sono il taglio minimo per CAD e programmi simili. Con 16 giga si sta già più comodi, ma 32 giga sarebbero il taglio perfetto. Nel caso delle workstation viene comunque indicata, oltre alla RAM installata, anche quella massima installabile. L'upgrade di memoria può essere fatto anche dopo l'acquisto se le prestazioni non sono convincenti. Basta sincerarsi che la configurazione all'acquisto lasci liberi almeno 2 slot di memoria. Con assiemi più complessi o quando si utilizza più app contemporaneamente, si dovrebbe optare per 32 giga e addirittura, prendo gli sboroni, 64 giga di RAM. Per le CPU mainstream o HEDT, come le CPU Intel i7, i9 o Ryzen Threadripper, consiglio la RAM Corsair Vegance LPX DDR4, disponibile in tutti i tipi di capacità di memoria.
La velocità di clock della memoria può influenzare le prestazioni della CPU e si consiglia di puntare a una RAM con un clock almeno di 3200 MHz o superiore. Passiamo adesso a una parte hardware che viene sempre snobbata in una build per CAD, l'archiviazione. Non serve tanto spazio, meglio se veloce e sicuro, quindi l'SSD è la soluzione ideale. In una workstation per gli studi di architettura, l'unità di archiviazione è un elemento importante da valutare. Non tanto per la sua capienza, si può optare molto comunemente per un server oppure per un hard disk esterno, quanto per la velocità di esecuzione dei software. Quando un computer non va veloce, spesso si dà la colpa alla RAM. In realtà, solo parte dei dati risiedono in memoria RAM, altri, incluse le librerie delle applicazioni grafiche, e sono moltissimi nel caso dei programmi di architettura, sono caricate sul disco. L'accesso allo storage deve essere quindi rapidissimo in lettura e non c'è una soluzione migliore della scelta di un'unità a stato solido o SSD. La velocità e il tempo di accesso sono i punti di forza di questi moduli, che non brillano invece per prezzo unitario, costo per singolo gigabyte. Ma come abbiamo detto, non servono terabyte di spazio per salvare disegni o filmati. Un disco SSD per la lavorazione locale è sempre la soluzione migliore, ma non bisogna dimenticarsi di avere una soluzione affidabile per il backup dei dati. Se l'ufficio non è dotato di un'infrastruttura di rete come un server o un NAS, chi non vuole affidarsi a un cloud fa bene a dotarsi di un piccolo disco esterno di sicurezza per il backup. Esistono modelli anche con doppio disco, con configurazione RAID, per evitare problemi dovuti a rotture di uno dei due dischi, così come i moduli SSD portatili per passare il lavoro dalla workstation a un notebook in modo rapido e sicuro. Certificazione e assistenza per il massimo della affidabilità. Acquistare una workstation porta con sé anche due vantaggi di importanza non secondaria rispetto ad esempio alla qualità della componentistica. La certificazione ISV e la certificazione ISV infatti garantisce il perfetto funzionamento dei componenti di una workstation con un determinato software grazie a test approfonditi effettuati sulla macchina, mentre l'assistenza on-site fornisce un efficiente servizio post vendita per evitare l'incubo di molti professionisti, cioè la prolungata interruzione del lavoro in caso di un guasto con conseguente perdita di tempo e quindi di denaro. Pensate proprio per quegli uffici di piccole o medie dimensioni che non dispongono di un proprio tecnico interno. L'assistenza on-site prevede l'invio di un tecnico solitamente in tempi molto brevi per la riparazione sul luogo di eventuali malfunzionamenti o danni, oppure la sostituzione momentanea della macchina in attesa della sua riparazione se si è costretti a portarla al centro dell'assistenza. Gli assiemi e gli altri file di progetto possono diventare piuttosto grandi, questo lo sappiamo tutti noi tiralinee, specialmente su progetti complessi. Sarai felice di avere abbastanza spazio di archiviazione per mantenere tutti i tuoi progetti salvati in più revisioni. E inoltre un'unità veloce per caricare e salvare i tuoi progetti ti farà lavorare più a lungo e aspettare meno. Il miglior tipo di dispositivo di archiviazione attualmente per la maggior parte dei carichi di lavoro PC, inclusi i carichi di lavori CAD, è un SSD NVMe M2. Questo significa NONV, volatile, M-Memory e Express, M2, fattore di forma, Solid State Drive. È fondamentalmente un SSD che è stato ulteriormente sviluppato per essere più piccolo, usa un'interfaccia più veloce e molto più veloce nella lettura e scrittura dei dati. Puoi collegare un SSD NVMe alla scheda madre senza bisogno di cavi, ha le dimensioni di un bastoncino di gomma da masticare, una chain gum, ed è circa 5 volte più veloce di un normale SSD SATA e circa 25 volte più veloce di un HDD meccanico. Consiglio di acquistare un SSD NVMe della serie Samsung N970 Evo Plus, disponibile in dimensione da 250 GB a 2 TB. Naturalmente le unità NVMe sono un po' più costose degli HDD o degli SSD SATA ed è meglio procurarseli entrambi. Un SSD NVMe più piccolo per progetti attivi e app e sistemi operativi e un grande HDD per backup e archiviazione. Per i carichi di lavoro CAD ad alte prestazioni, un SSD NVMe dovrebbe essere uno standard nell'elenco degli acquisti. Allora, se sei come me, se sei un appassionato di build di computer e vuoi costruirti il tuo
il tuo PC per CAD, allora adesso è arrivato il momento di scegliersi il proprio case. Ovviamente il case non influenzerà in alcun modo la prestazione del CAD, beh, forse in termini di flusso d'aria, ma questo di solito può essere trascurato poiché CAD lavorano e non tendono a riscaldare la CPU o la GPU così velocemente, a meno che tu non stia seguendo un rendering molto pesante. Ci sono molti case di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le limone di marche. Non c'è molto che tu possa fare di sbagliato, cioè non c'è una scelta sbagliata. L'unica cosa da controllare è il fattore di forma della tua scheda madre, quindi ad esempio se è un MATX o una TX o una EATX, e assicurati che il tuo case possa adattarsi a questa dimensione della scheda madre. La dimensione più comune è la TX e qui ne puoi trovare un trilione di opzioni tra cui scegliere. Un bel case su cui continuo a usare spesso per build su CAD è il Silent Base 601 della Silenzio, punto esclamativo, scritta così, ma lascerò il link in descrizione. Ha un aspetto molto professionale ed è dotato di alcune caratteristiche di smorzamento del rumore che rendono il PC CAD molto più. E arriviamo all'alimentatore. Molte volte ho trovato build con alimentatori insufficienti. Infatti l'alimentatore dovrebbe avere una potenza sufficiente per alimentare tutti i componenti all'interno del tuo PC. Se non sei sicuro di quanti watt hanno effettivamente bisogno i tuoi componenti selezionati, dai un'occhiata a un calcolatore di watt che ti lascerò in descrizione. Alcuni marchi affidabili a cui prestare attenzione sono Corsair, BeQuiet, Seasonic ed EVGA, che ho testato in alcune build. Consiglio di acquistare un alimentatore un po' più potente di quello di cui hai bisogno attualmente. In questo modo puoi aggiornare i componenti più potenti in futuro senza dover acquistare di nuovo un alimentatore. E parliamo di monitor, che sicuramente non influenzerà la tua potenza di calcolo per il rendering o per i progetti CAD, ma sicuramente ti farà lavorare meglio. Tendenzialmente un monitor più grande è meglio, ovviamente senza esagerare, quindi non 65 pollici. Infatti un monitor a 60 pollici sulla scrivania risulterebbe veramente inutilizzabile. Una cosa a cui porre molta attenzione è la risoluzione del monitor. Ci sono tantissime possibilità, si va dalla risoluzione più comune 1920x1080, detto anche Full HD, alle recenti 2560x1440, che è il VQHD, il 2K in pratica, oppure il 4096x2160, che è il 4K, e il 7680x4320, che è l'8K. Le misure sono espresse in pixel e si riferiscono al numero di punti luminosi che compongono il pannello dello schermo. Personalmente consiglio di evitare qualsiasi monitor con risoluzione più bassa del Full HD. Per quanto invece riguarda le risoluzioni più elevate come le 4K o le 8K, bisogna fare alcune considerazioni. Prima di tutto bisogna dire che non tutti i software trattano correttamente le risoluzioni più alte, quindi potremo avere casi in cui alcune parti di un software non si vedono correttamente e non sono confortevoli da utilizzare con risoluzioni elevate. Ho avuto un caso personale utilizzando SolidWorks sul MacBook Retina con altre risoluzioni, alcune icone erano veramente inguardabili. Dobbiamo poi dire che più alta è la risoluzione, più gli oggetti risultano piccoli sullo schermo. Questo può essere compensato dalla possibilità di scalare le interfacce dei programmi, opzione fornita dal sistema operativo, cosa che però può generare problemi menzionati prima. Nonostante ciò, per un monitor particolarmente grandi, un'altra soluzione rende l'immagine più definita e nitida, quindi teoricamente più confortevole per l'utilizzatore. Un buon sistema per evitare gli eventuali problemi legati ai 4K e agli 8K è quello di usare i monitor 2K, che possono essere un affidabile compromesso. Un'altra opzione da considerare, pensando al monitor, è la possibilità di utilizzare più di uno. Acquistandone uno nuovo, un PC sarà sempre possibile connettere più schermi ampliando così l'area di lavoro utile. Qui però si entra nel campo delle preferenze personali. Pensando al CAD, c'è chi predilige uno solo schermo, più grande sicuramente, e chi invece preferisce utilizzare più monitor.
Personalmente, dopo anni di esperimenti, posso dire di preferire un singolo monitor di dimensioni generose. Un'ultima considerazione va fatta rispetto alla frequenza di aggiornamento del monitor. Questa frequenza rappresenta il numero di volte che lo schermo viene mostrato in un secondo. Solitamente si hanno monitor con una frequenza di 60 Hz, ma si può arrivare anche a 120 Hz. Su scene in movimento, con una frequenza maggiore rende le immagini più stabili e meno stancanti, però nel caso dei nostri software CAD, che mostrano schermate piuttosto statiche, una frequenza elevata potrebbe non portare nessun miglioramento. La scelta del monitor dipende molto dalle abitudini di chi lavora. C'è chi preferisce avere un solo schermo molto grande, è difficile scendere sotto i 22-24 pollici, chi lavora su più monitor di piccole dimensioni da utilizzare simultaneamente per usi diversi, software di modellazione 1 e email su secondo ad esempio, o addirittura chi predilige uno dei nuovi modelli formato 21 noni come il sottoscritto, che offrono grande spazio ai lati per gli strumenti, lasciando al centro una porzione di schermo utile e ampia. In ogni caso è chiaro che il monitor è l'elemento essenziale della produttività di un professionista e che la sua scelta in quanto a numero di dimensioni può incidere sulla velocità di esecuzione e sulla precisione. La scelta del monitor è necessariamente legata anche alla scelta della scheda video. Per lavori di design e architettura serve tanta risoluzione, perché migliore è la risoluzione, migliore sarà il feedback immediato di quello che sarà il risultato finale. Non va dimenticato che più è il monitor ha risoluzione, più alti sono i requisiti che deve avere la scheda che la gestisce e quindi più alti saranno i costi. Le schede video per workstation sono pensate per lavorare su più monitor, ma chi vuole gestire due o più schermi con risoluzione 4K, quindi 3840x2160, dovrà scegliere anche una scheda adeguata. Se infatti con i normali computer si può lavorare, ma non è una buona abitudine, a risoluzione diversa da quella del monitor, con programmi di design e architettura questa soluzione è da scartare assolutamente. I monitor vanno gestiti a risoluzione nativa, quindi è meglio prendere due modelli QHD da 2560x1440 i 2K, abbinati a una workstation ben dimensionata con due monitor 4K, magari associati a una workstation entry level. L'ultimo argomento che voglio trattare è quello dei mouse, delle tastiere e di un altro tipo particolare di mouse. Vanno tutti bene? Qualsiasi mouse e qualsiasi tastiera funziona con tutti i software CAD. Ciò non significa che siano tutti confortevoli o ci consentono di operare nel migliore dei modi. Funzionare non è la sola caratteristica di un mouse e di una tastiera. Non bisogna sottovalutare le periferiche che fisicamente utilizziamo. Una buona tastiera deve permettere alle mani una posizione confortevole. I tasti non devono affaticare le dita e la digitazione deve essere sempre piacevole. Per questo io consiglio una tastiera meccanica, una di quelle magari al 100% con il tastierino numerico, ma una tastiera meccanica dà personalmente un buon feedback. E se chi digita talmente tanto, magari un poggiapolsi è sicuramente molto confortevole. Un buon mouse non deve essere né troppo leggero né troppo pesante, deve avere la giusta dimensione in modo da essere impugnato in modo corretto. Anche la semplice rotella del mouse deve essere fatta in modo da consentire per un utilizzo preciso e confortevole. Per questa io mi affido agli MX di Logitech, sia nella versione 2S o 3 che è uscita ultimamente. Sono molto comodi, hanno molte funzioni, i tasti sono programmabili e in questo caso hanno una lunga durata anche di batteria, essendo tutti i Logitech MX Bluetooth o Wi-Fi con la loro antennina. Negli anni ho utilizzato molti dispositivi e quindi ritengo che i mouse perfetti non esistano proprio veramente. Quelli che ti rendono la vita facile sicuramente, come ho detto prima, sono i Logitech, soprattutto prima. Un altro tipo di mouse cui consiglio di acquistare, soprattutto per chi usa software CAD 3D, è uno Space Mouse. Io uso quelli della 3D Connection, degli Space Mouse, quello
il Traveler, che mi ha dato veramente una mano nell'utilizzo delle viste 3D, perché mentre si ruota un assieme o un particolare, sempre essendo dentro al comando, riduce sicuramente i tempi di visualizzazione e di esecuzione del comando. E infine, insieme al nuovo hardware, il nuovo PC, occorre decidere quale sistema operativo utilizzare, Windows, Linux oppure macOS. Vabbè, per macOS il discorso è diverso, perché se vuoi utilizzare macOS devi per forza acquistare una macchina Apple. Per quanto mi riguarda, personalmente io sono un fanboy di Apple e utilizzo a livello professionale il mio MacBook Pro 15 pollici Retina e con installato AutoCAD e Fusion 360. Sicuramente non posso installare altri programmi come SolidWorks o Inventor, i quali sono installati nella partizione Windows nella stessa macchina. Quindi, a mio malgrado, se uno vuole veramente fare della propria professione su CAD 3D, l'unica possibilità è Windows, è la scelta migliore, dato che i programmi per la maggior parte sono stati sviluppati sin dalle origini su piattaforma Windows. Tutti i CAD di cui parliamo in questo articolo, alle volte, come per AutoCAD, la versione per Windows è quella che offre il maggior numero di funzionalità. Utilizzando Windows è possibile accedere alle migliori componenti hardware disponibili sul mercato. Windows consente di scegliere un hardware più adatto a noi, più modulare. Esiste una quantità sterminata di componenti utilizzabili con questo sistema operativo e quindi ci permette di modellare fine e mini particolare il nostro sistema. L'enorme diffusione di Windows permette anche di trovare la soluzione ed eventuali problemi in modo più rapido. Scegliere macOS è scegliere quasi una filosofia di vita. Sicuramente il sistema macOS dà più possibilità, almeno a livello personale, come gestione di produttività. Ci sono molte funzionalità che mancano in Windows, come alcuni passaggi di file direttamente nell'applicazione CAD o nella stampa. È una scelta che comunque va ponderata e sicuramente relativa alle proprie opportunità e al proprio core business. Per Linux le cose sono diverse. Come vedremo probabilmente in una futura puntata, i CAD per Linux ci sono, non sono probabilmente così numerosi, ma ci sono. Il sistema operativo Linux va incontro a determinati problemi di compatibilità e di diffusione. Ma in una prossima puntata vorrei farvi notare che magari se uno è un linuxiano come uno è un fan di Apple, potrebbe utilizzare CAD anche su Linux. Una piccola riflessione va fatta anche sui bit del sistema operativo. Entrambi, sia il sistema operativo che i software, devono essere a 32 bit o a 64 bit. La risposta mi pare ovvia. Naturalmente dovrebbero essere a 64 bit. Questo ci consentirà di sfruttare completamente il nostro computer. Ci permetterà di lavorare su documenti più grandi e infine sapete che le applicazioni a 32 bit piano piano verranno sostituite da quelle a 64 bit. E dopo tutto questo parlare, questo è tutto per i componenti hardware principali necessari per un ottimo computer per cariche di lavoro CAD. Daremo un'occhiata ad alcune build finite a diversi prezzi che funzioneranno bene con applicazioni CAD come AutoCAD, SolidWorks, Invento, Revit, Archicad e Fusion 360. Tenete presente che si tratta di build di prestazioni e non di build di affidabilità e supporto. Quindi, se siete dei responsabili dei computer CAD presso una grande azienda, forse potreste voler scambiare le prestazioni con l'affidabilità e il supporto. Ma questo ovviamente dipende da voi. Quindi, la prima build che andiamo a vedere si aggira intorno ai 1000 dollari o barra 1000 euro.
avrà un consumo watt sui 324 watt. La CPU è una AMD Ryzen 5 da 3600 XT da 3,8 GHz a 6 core. Il CPU cooler, perché non abbiamo parlato prima, ma il CPU cooler è la parte, quella che va a fare il raffreddamento della CPU, quindi potrà essere a ventola oppure anche ad acqua. È il Be Quiet Pure Rock Slim. La motherboard è un MSI B450 Tomahawk Max ATX AM4. La GPU invece installeremo una, viene installata una Nvidia GTX 1660 Ti da 6 GB della Gigabyte Windforce. La RAM invece sono due banchi da 8 GB, quindi per un totale di 16 GB. Sono le G-Skill RIP JAWS DDR4 3002. Mentre per l'archiviazione utilizzeremo un SSD ADATA XPG SX8002 Pro da 512 GB, che è un con attacco NVMe M2. L'alimentatore è un Corsair CX Series CX450 da 450 W in formato ATX, mentre il case è un Be Quiet Pure Base 600 Black ATX Mid Tower. Una nota sulla build: le CPU Ryzen di terza generazione di AMD offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e faranno in modo di accelerare il vostro lavoro attivo e le prestazioni in viewport. La AMD Ryzen 5 3600 XT sfoggia 6 core e 12 thread con un clock abbastanza alto, quindi i rendering e le simulazioni verranno effettuate in poco tempo. A questo prezzo la Nvidia GTX 1660 Ti da 6 GB e con 16 GB di RAM DDR4 3002 e l'unità SSD ADATA XPG NVMe faranno facilmente eseguire i compiti che renderanno questo ottimo PC un CAD economico. La seconda build che vediamo si aggira intorno ai 1700 euro. Ha un consumo sui 434 watt all'incirca. La CPU è una AMD Ryzen 7 5800X da 3,8 GHz con 8 core. Il CPU cooler è un Be Quiet Dark Rock Pro 4. Mentre per la motherboard usiamo una MSI X570 Tomahawk ATX AM4. Mentre per la scheda grafica utilizzeremo una Nvidia RTX 3070 da 8 GB, un Asus Dual. Installeremo due banchi di RAM da 16 GB per un totale di 32 GB e sono i Corsair Vagrance RGB Pro DDR4 sempre 3002. Per lo storage installeremo un Crucial P1 da 1 TB in formato M2, mentre per l'alimentatore utilizzeremo un Corsair CX Series CX500M da 550 W in formato ATX. Per il case useremo un Corsair Carbide Series Air 540. Note sulla build: aumentando quindi le prestazioni e di conseguenza anche il costo su intorno ai 1700 euro, questa configurazione porta con sé un CPU Ryzen 5800 8 core che ha un clock molto più alto della build precedente e mette in mostra più core per un lavoro attivo e render più veloce. Ho aggiunto un dispositivo di raffreddamento della CPU di terze parti, il Be Quiet Dark Rock Pro 4, a questa build, che è uno dei migliori dispositivi di raffreddamento ad aria per mantenere la CPU balla fresca anche durante carichi sostenuti. La scheda grafica Nvidia RTX 3070 è un cavallo di battaglia che ci consentirà di eseguire rendering veloci
e gestirà qualsiasi attività relativa a OpenGL Viewport senza problemi. Conclude la build un'installazione di 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB che assicurano di lavorare su progetti CAD complessi e di averne aperti contemporaneamente. La terza build che propongo si aggira intorno ai 2600, ha un consumo medio all'incirca sui 563 watt. Installeremo una CPU AMD Ryzen 9 5950X da 3,4 GHz con 12 core. Il CPU cooler è un BeQuiet DarkRock Pro 4, la motherboard è un MSI X570 Tomahawk ATX AM4. Per il reparto video installeremo un Nvidia RTX 3080 da 10 GB, una Gigabyte Turbo. La RAM, 4 banchi da 16 GB per un totale di 64 GB. Sono i G-Skill Rap Javs da 3200. Per lo storage una data SX8002 Pro da 2 TB, sempre un NVMe M2. E per l'alimentatore un Corsair RMX Series RM750 da 750 Watt. Il case utilizzeremo un NZXT H510 in formato ATX Mid Tower. Note sulla build. Questa build per PC AMD da circa 2600 euro porta con sé tutto ciò che un tiraline può volere. Sebbene la CPU AMD Ryzen 5950 abbia solo 16 core, questi core hanno un clock persino superiore rispetto alle CPU con core inferiori e renderanno il tuo lavoro veramente scattante e fluido. La GPU è un Nvidia RTX 3080 che è veramente una bestia straordinaria, una scheda grafica che farà divampare i vostri rendering in pochi. È vero, se il rendering della GPU o altre attività intense non fanno parte del tuo lavoro quotidiano potrebbe essere un po' eccessivo, ma per coloro che che possono farne l'uso è un risparmio di tempo. 64 GB di RAM poi assicurano che non si dovrà più chiudere nessun progetto o un software, e l'SSD da 2 TB assicura di avere abbastanza spazio per molti programmi e progetti. E veniamo all'ultima build, che è quella che possono permettersi solo i paperoni tra noi tirare, oppure le aziende o gli studi grafici. Questa build ha la migliore affidabilità, praticamente al posto delle prestazioni ho considerato la migliore affidabilità. Parliamo quindi di un intorno di prezzo intorno ai 6350, perché al suo interno avremo una CPU Intel Xeon V2145 8x da 3,70 GHz, il CPU cooler un BeQuiet sempre il DarkRock Pro 4 ormai gestionato, mentre la motherboard è un Asus VS-C422 Pro SE. La memoria, la RAM, utilizzeremo o 2 o 4 Keystone Server Premier da 16 GB DDR4 2600 con l'ECC, il CL1919. Poi metterò comunque. Utilizzeremo un Samsung 970 Evo da 500 GB M2 per lo storage. Per la scheda video una PNI Quadro P6000 da 24 GB GDDR5 DVI e 4 DisplayPort. Il case è un Fractal Design Define S ATX Mid Tower. E come alimentatore un Corsair Professional Series Platinum AX760 da 760 Watt. Questo è un eccellente computer di affidabilità, durata e stabilità per applicazioni CAD con il potenziale di ricevere supporto da produttori di software. Xeon offre il supporto RAM ECC e Quadro offre driver con funzionalità aggiuntive in molte applicazioni CAD e output a colori dal monitor a 10 bit. Il cartellino di prezzo è sicuramente alto, ma è quello che si paga per l'affidabilità. Quindi, che dire dei portatili? Abbiamo parlato di computer desktop per tutto questo tempo, ma fortunatamente tutto ciò che abbiamo discusso può essere applicato anche a un laptop.
Quindi se siete uno studente di ingegneria o siete un tiralinee, un professionista esperto, la teoria alla base di tutto ciò che è importante nella scelta di un portatile di fascia alta per il CAD è la stessa dei computer desktop. Quindi avremo bisogno di una CPU con un clock elevato, una GPU Nvidia GTX o RTX, 16 o 32 GB di RAM e un veloce SSD M2. Poiché i componenti hardware dei laptop di solito assorbono molta energia, i componenti non raggiungeranno le prestazioni di un PC desktop, ma c'era da aspettarselo. In un portatile ottieni il vantaggio della mobilità, ma lo scambi con le prestazioni. Distingueremo quindi tra prestazioni e affidabilità supporto, poiché sia le GPU Xeon che le GPU Quadro sono disponibili per i portatili. Allora, se il desktop è il principale strumento di lavoro scelto per il proprio, è anche vero che spesso si ha la necessità di portare il proprio lavoro fuori dalle quattro pareti, quindi magari, non so, un cantiere per gli architetti, presso IT per tiralinee freelance oppure in produzione. Ecco, allora è sicuramente una valida quanto necessaria soluzione dotarsi anche di una workstation mobile, o meglio di un portatile sufficientemente veloce e potente per supportare con agilità lunghe prestazioni. A questa macchina si possono non necessariamente richiedere le stesse specifiche tecniche di potenza e velocità di quella del deck, perché si ipotizza che venga utilizzata per scopi differenti rispetto a che ad esempio non si per fare il rendering. Si può però valutare tra le altre cose una costruzione particolarmente solida e robusta per resistere anche agli spostamenti e perché no alla difficile vita magari di un cantiere per un architetto. Quindi passo subito ai consigli per gli acquisti. Se state cercando le prestazioni, ti consiglio di orientarti verso una CPU con un clock elevato. Lo ripeto perché è una cosa che noi soprattutto tiralinee quando dobbiamo scegliere un computer è il primo dato a cui dobbiamo dare adito. È una GPU di fascia alta come la GTX 2070. Questi due hardware li trovi nel seguente portatile, che è un Gigabyte Aereo da 15 pollici OLED. Questo portatile ha al suo interno una CPU che è un i7-9750H, una GeForce RTX 2070 con 8 GB di RAM, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Il sistema operativo è un Windows 10 Pro e lo schermo è un 15,6 pollici 4K un IPS con una risoluzione Full HD. Questo portatile è il più recente di una serie di portatili per creatori di contenuti e viene fornito con un eccellente schermo IPS 4K da 16,6 pollici che si comporta molto bene sui lavori visivamente impegnati. La Nvidia RTX 2070 è una GPU di alto livello e con 8 GB di RAM va veramente bene. L'Intel i7-9750 assicura che il lavoro attivo e l'esperienza di visualizzazione siano il più fluido possibile in un fattore di forma mobile, cioè di un portatile. La cosa bella è che sfoggia anche un tastierino numerico, che è molto raro nei laptop da 15 pollici. Personalmente l'uso del tastierino numerico separato è molto utile, soprattutto quando si inseriscono molti dati, molti calcoli. Se il Gigabyte non ha ancora raggiunto, non ha un punto debole, se il Gigabyte non è uno dei tuoi portatili preferiti, ci sono altre due ultime scelte. C'è l'Asus ROG Zephyrus G15 del 2020 con una CPU AMD 4008 e un Nvidia 1660T che è abbastanza abbordabile. E poi oppure c'è un Razer Blade 15 però questi sono molto più popolare tra i creatori di contenuti o i giocatori di... il secondo portatile che consiglio fa parte di quello della migliore affidabilità e supporto e stabilità per un portatile per il CAD.
è un ThinkPad P52 del 2018 della Lenovo da 15,6 pollici. Al suo interno ha una CPU Xeon E2176, una Quadro P2000 da 4 giga e un 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, supportato da un sistema operativo Windows 10 Pro, e lo schermo è un IPS da 15,6 pollici in Full HD. Una nota su questo laptop, su questo portatile, avendo la CPU Intel Xeon a 6 core aumenta fino a 4,4 GHz con 16 GB di RAM, una GPU Nvidia Quadro P2000 e la SSD che è una M2, l'esperienza otterrai praticamente un'esperienza da workstation all'interno di un portatile. Ma allora, quanto dobbiamo investire per un PC desktop per CAD o un portatile per CAD? Qual è la cifra giusta? Nella mia vita professionale più di una volta ho assistito a situazioni per me incomprensibili. Ogni tanto, quando si parla di hardware, di PC nuovi, alcune persone tendono a minimizzare l'importanza dello strumento che stanno per acquistare e si focalizzano esclusivamente sul risparmio, soprattutto le aziende. Non è raro sentirsi dire frasi dagli EDP: questo PC da 400 euro va bene per il CAD? La mia risposta è sempre questa: se bisogna fare dei disegnini, ma se si vuole lavorare con la L maiuscola, se si vuole essere produttivi, desidera avere un sistema in grado di durare nel tempo, il risparmio non è la soluzione. Risparmiare troppo sul medio-lungo periodo darà dei problemi e fidatevi, molte volte è così. Se sto acquistando un PC per il mio lavoro, sicuramente spendere 10.000 euro sarebbe eccessivo, esattamente come spenderne 400 sarebbe troppo poco. E qual è la cifra giusta? Quindi, se desideriamo un PC che duri nel tempo e ci permetta di lavorare in modo confortevole con i software CAD, ritengo che la spesa minima si debba girare sui 1.000 euro. Se invece la nostra attività di disegno è secondaria oppure lavoriamo con file particolarmente piccoli, un investimento minimo si aggira sui 500-600. E in questo caso sto parlando di PC fissi, non di portatili. Nel caso dei PC portatili, infatti, la cifra deve essere aumentata in modo significativo per poter arrivare alle stesse. Quindi, quando parliamo di un PC nuovo, se questo servirà per il nostro lavoro quotidiano, i soldi che spenderemo non servono solamente per comprare un computer, ma sono l'investimento che deve essere coerente con ciò che ci porterà, con i vantaggi che ci fornirà. Se il nostro strumento principale di lavoro è sottodimensionato, avremo un pessimo investimento. E infine, questo è tutto. Ebbene, ottimo, siamo in chiusura, quindi vi ringrazio per questa lunga cavalcata su questo mondo delle build per i PC CAD. Volevo ringraziarvi dell'ascolto e se qualcosa in questo podcast vi sta solleticando la vostra curiosità, allora non vi resta che iscrivervi al canale sulla piattaforma Spreaker oppure al podcast tramite Apple Podcast, Google Podcast, su Amazon, Spotify, e lasciate magari qualche like o qualche commento sui vostri canali preferiti. Come al solito vi lascio con una massima sulla tecnologia: quando uno scienziato importante ma anziano afferma che qualcosa è possibile, ha quasi sempre ragione. Quando dice di qualcosa che è impossibile, con ogni probabilità si sta sbagliando. L'unico modo per scoprire i limiti del possibile sta nell'andare un po' oltre e avventurarsi nell'impossibile. Ogni tecnologia abbastanza progredita è indistinguibile dalla magia. Il fisico Michio Kaku.
Ma allora, mi sembra quasi impossibile che nessuno di voi abbia fatto presente una cosa. Ma in questa carrellata di PC, ma Apple? I computer di mamma Apple? Non è neanche citato neanche uno. Insomma, per quanto riguarda i PC, insomma, abbiamo capito che sono molto modulari, quindi ci sono molte possibilità di cucire veramente addosso per ogni software il proprio PC, con le proprie hardware, con il proprio GPU, con il proprio case. Invece per quanto riguarda Apple, ecco, il discorso è un po' diverso. Io sono un amante dei computer di casa Apple, ma devo dire questo: purtroppo per determinate funzioni, soprattutto per quanto riguarda il CAD di noi tiraline e più specificamente per quello meccanico, quindi sulle piattaforme SolidWorks, Inventor, Fusion 360, forse ecco, Fusion 360 è l'unico che funziona su Apple, il discorso è molto differente. Purtroppo sono programmi che funzionano solamente su piattaforma PC, quindi per Apple nativo non c'è proprio niente, quindi su ogni macchina Apple si dovrebbe configurare una partizione Windows dove andare a installare i software che ho indicato precedentemente. Volevo fare per gli computer Apple voglio fare un discorso a parte, nel senso che ci sono le possibilità di configurare dei PC, ma volevo entrare più nello specifico. Se invece se siete impazienti, allora io posso solamente darvi tre consigli di build già pronte che mamma Apple vi spara tramite il proprio App Store. Allora, il primo Mac che si può comprare è l'iMac 27 pollici, dato che l'iMac Pro, quello Only One, è uscito fuori di produzione, l'iMac 27 pollici è ancora in produzione. Infatti questo Mac possiede un processore Intel Core i7 da 8 core di decima generazione a 3,8 GHz e 8 GB di RAM espandibili fino a 128, quindi una notevole quantità di RAM. Possiede un'archiviazione di SSD da 512 GB e la scheda video separata è una Radeon Pro 5500 XT con 8 GB di RAM, una notevole GPU. Infatti funziona anche con SolidWorks, anche se non è proprio quella che è indicata nella lista delle schede video certificate, ma essendo una derivata, i driver funzionano anche con quella. E poi naturalmente ha due porte Thunderbolt 3 e naturalmente la bellezza di questo iMac 27 pollici è il suo display Retina 5K da 5128x2880 pixel con True Tone. Uno spettacolo, veramente è un monitor che una volta visto si fa fatica a trovarne uno identico in giro per il mondo. La seconda build che propone mamma Apple è il MacBook Pro 16 pollici, quindi un portatile, veramente è la Ferrari dei portatili, sia anche in ambiente solamente OS X, ma anche se si installa Windows 10 è veramente un portento portatile. Infatti ha un processore Intel Core i9 da 8 core di nona generazione da 2,3 GHz. La velocità non è determinante, come abbiamo detto, ma è l'elevato numero di clock per singolo processore che fa di questo processore una vera bestia. Infatti poi ha anche il Turbo Boost fino a 4,8 GHz. Possiede installata una AMD Radeon Pro 5500M con 4 GB di RAM. È la sorella minore dell'XT che è montata sull'iMac da 27 pollici e per quanto abbiamo detto prima funzionano bene i driver per Windows e quindi viene certificato anche per SolidWorks, Inventor e altri CAD 3D. Ha 16 GB di memoria di RAM di serie
che sono abbastanza senti per un portatile. L'archiviazione SSD è da 1 TB, dispone naturalmente come di un display retina da 16 pollici con True Tone, altrettanto bello come il 5K dell'iMac da 26. Naturalmente tutti questi due computer possono utilizzare la Magic Keyboard. Innanzitutto il MacBook Pro da 16 pollici ha anche la Touch Bar e il Touch ID e 4 porte Thunderbolt 3. Faccio una menzione per un Apple Mac Pro, ma non è quello che c'è in produzione adesso, praticamente quello che viene denominato il grattagrana, ma quello che veniva definito il cestino, quindi il Mac Pro del 2013, che è un piccolo gioiello di design a mio parere. Certo, molti hanno sempre lamentato della poca potenza e della possibilità del throttling e che scaldava parecchio essendo messo tutto dentro in quel piccolo cestino nero. Ma all'interno di questo cestino c'è veramente un hardware che, come abbiamo detto durante l'articolo, dà affidabilità e costanza di lavoro. Infatti il processore è un Intel Xeon E5 quad core, ha delle unità di SSD, ne può montare ben 2, e 16 GB di RAM la build appena comprata, ma può essere espansa fino a 64 GB, ma questa RAM è di tipo ECC, cioè quella RAM che corregge gli errori e quindi dà sempre maggior affidabilità nel lavoro della macchina. Ha delle performance di livello altissimo e una massima stabilità. Inoltre possono montare ben 3 tipi di schede video a seconda della configurazione, quindi può montare la AMD Fire Pro D300, la D500 e la D700. Naturalmente il sistema operativo principale è OS X, ma essendo un Intel Xeon, questa macchina può installare nella partizione in uno dei dischi anche quella di Windows. Devo dire che l'ho visto lavorare sotto Windows con SolidWorks ed è veramente una macchina molto potente, ben bilanciata e con performance di alto livello. E Apple M1? Niente ragazzi, per il momento lasciamo perdere. M1 in questo momento non è pronto per il CAD, soprattutto perché aziende come Dassault Systèmes e Autodesk stanno rincorrendo questo nuovo chip. Infatti al momento solo Autodesk, che l'abbiamo visto anche nel keynote di presentazione dell'M1, ha fatto sì che il Fusion 360 funzionasse su M1 ma tramite Rosetta 2. Io non l'ho ancora provato perché non ho un M1, ma mi dicono chi ha fatto la transazione su M1 che effettivamente Fusion 360 è forse anche più reattivo sotto Rosetta che nativamente su OS X. Quindi speriamo che le software house si su questo M1, perché sembra che tutte le prospettive siano molto ma molto performanti. Infine, ancora ho aggiunto ancora un pezzo, quindi andrò a sforare la mia mezz'ora canonica. Come ho detto nel prefinale, vi ringrazio ancora e niente, buona vita a tutti. E forse è possibile che ci sia un altro episodio magari ad agosto, vedo se riesco a registrarlo, oppure mi porterò il mio MacBook e proverò a registrare qualche cosa in vacanza sotto l'ombrellone. Intanto non mi resta che ringraziarvi e buona vita a tutti.